Ultimo impegno di campionato, una partita che è finita 15 a 10 senza neanche grossi patemi, altro che fine stagione. No, siamo in una buona, comunque manteniamo una buona condizione, era una partita dove ho chiesto alle ragazze comunque un impegno perché è l'ultima partita ufficiale poi prima dei playoff, quindi ci doveva essere anche un minimo di impegno. Nonostante le tante proteste del pubblico nei confronti del Volturno, il Volturno ha dimostrato di essere ancora una volta la squadra più forte, con addirittura le tante giovani in acqua, e c'è stato anche il gol per Cristina Di Monaco, meritato per quanto ha fatto vedere in stagione. Sì, abbiamo dato chiaramente un po' più di spazio alle giovani, a quelle che hanno giocato un po' meno quest'anno, che comunque hanno risposto anche loro all'altezza della situazione. Il pubblico fa parte del gioco, non ci sono assolutamente problemi. Mentre invece uno sguardo ai playoff, abbiamo visto che comunque dopo la debacle con i Castelli Romani la squadra ha ripreso a pieno regime a macinare gioco, quindi ci saranno comunque ottimi riscontri. Sai, la partita con i Castelli Romani è una partita un po' a sé stante, dove non è che noi non abbiamo giocato, noi comunque abbiamo fatto 15 gol, abbiamo costruito tanto gioco. Sono delle partite un po' particolari dove la squadra avversaria è particolarmente in palla, una situazione oggettiva nostra, venivamo da un periodo di sosta, ma la squadra ha sempre risposto bene. Non è che siamo andati ad ansia, abbiamo perso 10-0, abbiamo perso di un gol di scarto una partita dopo 27 partite vinte. Credo che ci sia tutto, noi non abbiamo mai mollato la presa, chiaramente probabilmente dopo la pausa c'era una mancanza di concentrazione adeguata alla situazione, ma null'altro.